siamo a Giostra, la parrocchia San Matteo, l'oratorio San Matteo, una grande famiglia salesiana. Don Domenico, direttore di questo oratorio, che è un punto di riferimento per un intero quartiere. Da più di 100 anni i salesiani, con la famiglia salesiana e il quartiere di Giostra, cerca di dare tante opportunità ai ragazzi per poter trascorrere serenamente i pomeriggi delle loro giornate e la loro infanzia, seguendo lo stile di Don Bosco, perché è lui il nostro padre fondatore. Diventare un buon cristiano, un onesto cittadino e un futuro abitante del paradiso. E i nostri cortili, la nostra opera cerca evidentemente di rendere tutto questo realtà. Le attività che si offrono, da quelle diciamo più culturali, ricreative e sportive, a quelle strettamente diciamo di formazione spirituale, quindi con la catechesi, mirano innanzitutto a una crescita integrale che parte da un semplice rispetto di regole. È bellissimo perché io faccio tante attività e è una bella cosa pure stare con gli altri amici. Cosa ti piace di più? A tutto. Facciamo dei disegni per la mamma, costruzioni, tante cose belle. E i compiti li fate? Ti piace studiare? Anche una scuola calcio all'interno dell'oratorio. Offre diciamo l'occasione di far parte di una squadra di calcio, dai più piccoli, quindi dai 6-7 anni, fino ai più grandi, quindi 18-19-20 anni. Permette loro di fare campionati di calcio, non solo diciamo oratoriani, ma anche federali. Emanuele, abbiamo ascoltato le signorine, invece tu che fai qui? Scuola calcio. Scuola calcio, ti piace? Sì. Che cosa vuoi fare da grande? Vediamo se lo indovino. Calciatore. Il calciatore. Chi è il tuo calciatore preferito? Dybala. Ci ha raggiunto un altro calciatore, Simone. Dici il nome di questa squadra. PGS. Tu vieni qui all'oratorio per la scuola calcio? Sì. In che ruolo giochi? Attaccante, sinistro. Cos'altro fai qui in oratorio? Dopo scuola. Dopo scuola e dunque fai i compiti? Sì. Sei bravo a scuola? Sì. Ti piace? Sì. La tua materia preferita? Matematica. Siamo sul palco del teatro di questo oratorio, di questa realtà della famiglia dei Salesiani. Siete pronti per andare in scena con un musical? Questa è una delle attività che coinvolge un numero vastissimo, dai bambini ai più grandi. Sì, attraverso il teatro noi facciamo fare delle belle esperienze, diciamo, di vita ai ragazzi. Abbiamo dei bambini che vanno dai 6 fino ai 9 anni, che rappresentano proprio il nostro gioiellino, che sono gli oratori junior. E poi abbiamo invece la compagnia grande, che appunto andrà in scena sabato 21, che va appunto dagli adolescenti fino agli adulti. Il nostro obiettivo è quello di fare un teatro educativo, un teatro proprio come voleva Don Bosco, un teatro educativo dove mettere al primo posto i ragazzi, non tanto lo spettacolo. Noi sempre diciamo ai nostri giovani che il nostro obiettivo non è lo spettacolo, quella è una conseguenza di tutto quello che noi viviamo insieme. Lei qui presta la sua attività da insegnante, è andata in pensione e continua il suo lavoro, la sua missione qui nell'oratorio è uno dei servizi più importanti. Ma sicuramente sì, perché noi abbiamo ragazzi con tante situazioni diverse, con problematiche diverse e sicuramente la scuola, per molti di loro, specialmente per i ragazzi della scuola dell'obbligo, sarebbe veramente un problema. Con tanti di loro potrebbero essere aiutati a casa. E quindi noi riusciamo a coprire un vuoto. Cerchiamo di educarli proprio ad un sistema di studio che non sia semplicemente quello del compito fatto per far vedere il quaderno con i compiti già fatti, ma cerchiamo di abituarli a un metodo di lavoro, all'impegno, alla responsabilità. Dai 12 ai 16 anni circa è dell'età anche più complicata, più difficile sotto certi aspetti, in modo particolare anche in questo quartiere tante volte. E l'obiettivo dei gruppi formativi è quello di educare i ragazzi non soltanto a vivere da uomini e da donne appunto del mondo, ma soprattutto è quello di educarli appunto a una vita cristiana. Sì.